Fratelli carissimi, Gesù conosce la nostra ipocrisia. Ipocrita era una maschera, era un personaggio del teatro greco. Sappiamo che anche il termine persona è strettamente legato al regista, all'autore dell'opera teatrale. Personaggio, persona. Chi è che fa di te una persona o un personaggio? Chi ti dà un ruolo nella vita? A chi obbedisci? Quale copione segui nella tua vita? Ipocrita è chi è stato creato da Dio, chi porta in sé l'immagine e la somiglianza di Dio, quindi è persona in virtù del ruolo, della missione, del mandato ricevuto da Dio. Va e ama, va e offri la tua vita, cioè a mia immagine, mia somiglianza, sii libero. Libero di amare, libero di consegnarti, libero di avere pazienza, libero di avere tenerezza, libero di ascoltare, libero di donarti, libero di rinunciare ai tuoi schemi. E lo puoi fare perché tu porti, rechi in te l'immagine e la somiglianza di chi ti ha creato, di chi ha fatto di te una persona che è chiamata a seguire la volontà di Dio, ovvero il copione scritto perché la tua vita sia realizzata, perché la tua vita sia compiuta nell'immagine e somiglianza di Dio, che è l'amore, libero, totale, senza impedimenti, senza confini, senza barriere, senza condizioni. Sei ipocrita se invece di essere la persona che Dio ha pensato, la persona che Dio ha creato, senti un personaggio che recita a soggetto, scritto da un altro, da un impostore, dal demonio che ti ha rubato l'identità, che ti ha rubato la primogenitura, che ti vuol fare obbedire ai suoi dettami, alla sua volontà, la volontà del demonio, la menzogna. Per questo è ipocrita, per questo è falso, il menzognero, colui che ha mentito fin dal principio, colui che ti annega della menzogna, colui che fa di te una caricatura, che ci fa vivere contro la natura nella quale Dio ci ha creato. Possiamo avvicinarci al Signore nostro Gesù Cristo, nella Chiesa, al suo corpo vivo che è la comunità cristiana? Possiamo ascoltare la parola, possiamo anche ricevere i sacramenti con questa ipocrisia di fondo, con questa schizofrenia interna, fratelli carissimi. Per questo siamo tristi, per questo siamo frustrati, perché siamo stati creati per amare e non amiamo, e viviamo un'altra vita, viviamo la vita del demonio, obbligati a fare della nostra vita un teatro, un'opera buffa o tragica se vogliamo. Possiamo avvicinarci al Signore con un sentimento che forse addirittura ci illudiamo che sia sincero. Sappiamo che tu parli con autorità, che tu hai detto la verità sulla nostra vita, abbiamo esperienza che tu hai fatto dei segni, sappiamo che tu non guardi in faccia a nessuno, ma guarda un po' che ipocrisia, che malizia profonda veniva da questi farisei e da questi erodiani, alleati con il potere mondano. Che menzogna, che parole melliflue, dice, hanno il miele nella bocca ma il loro cuore è pieno di veleno. Questa doppiezza, questa ipocrisia, si sarebbero alleati con il potere per uccidere Cristo, si sarebbero alleati con il mondo, con il pensiero mondano, e proprio sul pensiero mondano tendono una trappola a Cristo, come la tendono a te ogni giorno. Il demonio si veste di angelo di luce, di sapienza mondana, l'illuminismo, la ragione, la razionalità, i sofismi che sembrano avere una sapienza perfetta, ti disegnano lì come un cerchio perfetto, ti interpretano la vita, ti interpretano il lavoro, ti interpretano la relazione con tua moglie, la scuola, il condominio, ti interpretano la suocera, ti interpretano tuo figlio, tua figlia. Il demonio ti interpreta tutto e sembra che non faccia una piega il suo discorso, quello che oggi fanno al Signore con quella domanda trabocchetto, per dire una cosa: guarda che non si può vivere da cristiani in questo mondo, non si può vivere o Cristo o il mondo, ma se vivi la vita di Cristo non puoi stare in questo mondo, sei un alieno, ti disprezzeranno, non puoi vivere cristianamente il tuo matrimonio, non ci sono soldi, come fai ad aprirti alla vita? Ma vedi che tua moglie è stanca, vedi che già con uno, con due figli, già siamo fuori di testa, non ce la facciamo, non abbiamo stipendio, non abbiamo, il cielo è chiuso, il cielo non esiste. Questa è l'ipocrisia più grande. Siamo stati creati per il cielo, veniamo dal cielo, veniamo dall'eterno, portiamo dentro l'eterno, siamo stati creati per l'eterno, per essere tempio dello Spirito Santo. Ebbene, il demonio dice, menzogna, Dio ti ha creato, ma non ti vuole come lui, ti limita, vedi che stai in un mondo terribile, vedi che tua suocera si mette contro di te, ma tu puoi veramente sopportare tua moglie? Tu veramente puoi caricare dei peccati di tua moglie? Ma siamo pazzi? Ma abbiamo intelligenza o siamo dei folli? O siamo dei sentimentaloni religiosi che crediamo alla parola alla lettera, amare il nemico, portare i pesi gli uni degli altri? Ma siamo scemi? Sono tutte menzogne di Dio che ti vuole limitare, ha fatto di te un personaggio della PlayStation. Segui me, fatti Dio, segui la tua ragione, segui i tuoi pensieri, segui i tuoi istinti, va dove ti porta il cuore, carpe diem, prendi, cogli l'attimo, ogni lasciata è persa, perché tanto vivere in questo mondo da cristiani è pura utopia, è una menzogna, è una illusione del Signore che non ti vuole felice, che ti vuole frustrare, ti ha creato per frustrarti.
Guarda, è lì tutta la tua storia. Te la srotola davanti. Ma certo. Ma guarda mio padre. Ma come? Ma mi ha frustrato. Non solo mi ha toccato, mi ha violentato. Fisicamente forse, mio zio, chi sia. O anche con le parole, non capendo nulla di quello che avrei voluto fare. La cosa che più odiavo, ho dovuto studiare. Alla scuola dove non volevo andare, lì mi ha mandato. Mio padre non ha capito nulla di me. Ha osteggiato quella relazione. Finché io lasciassi quella ragazza o quel ragazzo. Non mi ha fatto uscire con quei compagni, con quegli amici, eccetera. Possiamo mettere qui tutto quello che volete. Il lavoro? Tutta una fregatura. C'è chi ti vuole sempre passare avanti, lo stipendio, sempre più da fame, mai una promozione, mai un permesso, mi stanno sfruttando. Essere onesti, pagare le tasse. Solo gli imbecilli pagano le tasse e ci sono molti modi per non pagarle, eh? La questione posta al Signore oggi. La tua vita sta dicendo solo una cosa, che è impossibile amare, essere casti, obbedire. La storia te lo dice, i fatti, le persone che sono accanto a te, te lo dicono chiarissimamente. E tu credi a questo sofisma, a questa apparente ragionevolezza del male, quella che Arendt chiamava la banalità del male, che portiamo nel cuore quando il demonio ci tappa la vista sul cielo, quando il demonio riesce a seppellire l'immagine che tu porti dentro, l'iscrizione, quello che è stato scritto, la sfragis, lo Spirito Santo che incide nel tuo cuore, la parola fatta carne, Cristo stesso, la vita divina, l'amore, la vita secondo lo Spirito, la volontà di Dio. Quando questo è cancellato, perdi l'orientamento, perdi senso, tu vivi obbedendo alla volontà di un altro. Sei un personaggio come un pupo, questi pupi siciliani che sono mossi dal demonio. E devi obbedire a lui, per cui non puoi essere casto, per cui devi approfittarti dell'altro, per cui sul lavoro farai sotterfugi per lavorare meno e godrai nell'essere furbo, nell'essere simpaticone, nel fregare gli altri, nel passare avanti agli altri, nel pagare di meno, perché chi si fa agnello il lupo se lo mangia. Oggi viene il Signore e ci dice: aspetta, portami la moneta. Mi stai chiedendo se è lecito pagare la tassa? Se è lecito essere onesti con Cesare? Mi stai mettendo alla prova? Ma certamente, perché se Gesù avesse risposto direttamente sì, bisogna pagare, allora tu sei nemico del popolo di Dio, tu sei amico di Cesare, fai alleanza con Cesare, esattamente quello che avrebbero fatto loro per uccidere lui. Il demonio vuole che tu uccidi Cristo, tende una trappola a Cristo dentro di te, dentro la tua storia, perché non lo veda, perché non veda il suo amore. E quindi alla fine ti disprezzi, alla fine entri nella depressione spirituale, alla fine ti uccidi l'immagine di Dio dentro di te. Allora Cristo dice: aspetta, io so come risponderti, ma ti dico la verità, perché è vero che parlo senza guardare in faccia a nessuno. Non guardo in faccia a te oggi, eh? Il Signore non ci guarda in faccia, non ci alliscia il pelo, non cerca compromessi con noi, ci dice la verità, ci ama. Portami quello che tu stai vivendo, portami la tua vita, portami le tue monete, porta i tuoi traffici, porta la tua relazione con tuo marito, con tua moglie, con i tuoi figli, con i tuoi genitori, portami il tuo lavoro. Di chi è? L'iscrizione? Di Cesare. Ah, tu sei sottomesso a Cesare. Tu stai obbedendo a Cesare, stai obbedendo a un tiranno. Allora, per essere libero da questo tiranno, da questa menzogna, obbedisci a me che sono l'unico che può vincere il demonio, non certo tu. Obbedisci. Dagli tutto. Significa, dagli le tasse. La tua vita non gli appartiene. Cesare non è Dio. Cesare non può salvarti, non ti può riscattare, non può colmare la tua vita, non può realizzare la tua vita. Il tuo lavoro, qualsiasi cosa tu stia facendo, non realizza il tuo essere. Perché se questo fosse vero, non avresti bisogno di Dio. Dio non esisterebbe. Avrebbe ragione il demonio. Saresti tu Dio di te stesso. Saresti tu capace di dare senso, valore, vita a te stesso. Saresti tu a salvarti. Ma è una menzogna. Perché chi è personaggio di una opera teatrale scritta dal demonio fallisce, muore, è frustrato. Allora dagli tutto, non avere paura, butta tutto all'anatema, lascia a Cesare quello che è di Cesare, cioè quello che si corrompe. Non vivere per il successo, per la carriera, tu non sei un personaggio della menzogna ma della verità. Il tuo successo, la tua carriera è salire sulla croce e amare, quello è il compimento della tua vita. Lo stesso nelle relazioni umane, nelle affettività, lascia quell'affetto morboso, lascia, dai a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio, cioè te stesso. Perché Cristo ha dato la vita per te, Cristo è l'unico che può salvarti, Cristo attirandoti sulla croce imprime in te l'immagine e la somiglianza del Padre, Cristo sulla croce ti fa figlio nel figlio, umiliando la parte di te che serve al demonio, distruggendo, polverizzando, inchiodando alla croce, che è una malattia, che è quella umiliazione, che è quella fregatura sul lavoro, che è quel momento in cui ti rubano i soldi, che ti rubano l'onore, che ti rubano quello che è tuo, quando tua moglie non ti capisce, quando tuo marito fa tutto meno che stare con te. Bene, lì Cristo ti sta attirando sulla croce. Dagli te stessa, dagli te stesso, cioè lascia che Cristo si unisca a te, lascia che Cristo pulisca, purifichi con il suo sangue l'immagine e la somiglianza di Dio dentro di te, perché tu possa vedere Cristo ed il Padre
la sua opera riflettersi in te, nella tua vita, nella tua storia, perché tu sia una persona, cioè che il tuo valore viene dall'obbedire alla volontà di Dio, viene dal seguire le sue orme, dal vivere, compiere la parola, che è il copione irripetibile, unico, che Dio ha scritto per te, che è la tua vita. Quello che vivrai oggi, quello che vivrai domani, la tua famiglia, la tua storia passata, presente e futura, dove tu sei una persona con una dignità infinita, la dignità del figlio. Tu hai un'immagine, un'iscrizione dentro, la sfragis, lo Spirito Santo ha scritto dentro di te la parola Dio. Cioè la parola creatrice ha detto: tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato, ogni giorno io ti genero. Crocifisso con Cristo, morto al peccato per rinascere a vita nuova. Coraggio, tutto questo si compie nella Chiesa, si compie nella comunità cristiana, dove Cristo ti attira sulla croce attraverso la parola predicata, che ha il potere di smascherare la menzogna e farti libero.